Sapete che questa è la terza edizione del salotto del Mix, tutti voi sanno e conoscono eh, l'importanza che ha nel sistema delle telecomunicazioni, e conoscono appunto il, il Mix, che cosa fa e qual è il ruolo che da anni eh, svolge il Mix. Noi veramente su questo punto auspichiamo proprio per la universalità che può assumere la sanità digitale, la scuola digitale, la giustizia, L'interazione con le pubbliche amministrazioni locali ha veramente che venga fatto immediatamente almeno la prima tranche degli investimenti. Noi abbiamo ereditato un, un progetto a cui abbiamo dato un impulso decisamente significativo mettendo a disposizione delle risorse e creando un gruppo di lavoro dedicato uh, per arrivare a coprire uh, il territorio provinciale milanese che sono 139, 139 comuni, siamo presenti già in una cinquantina di essi uh, perché come giustamente diceva lei uh, con l'intenzione di arrivare entro un anno a raggiungere tutti i comuni sopra i 15.000 abitanti. Prima cosa, grande bilanciamento di scelte tecniche fra wireless e fisso. Questo è un mondo fatto a strati, sia a isole geografiche ma soprattutto a strati. E Qui di quello che stiamo parlando in termini di NGN è uno strato molto profondo dal nostro punto di vista. Il eh, nostro modo di vedere è su un livello decisamente galleggia più alto, eh, sul livello dove deve valere la libera competizione tra gli operatori che poi ovviamente portando l'acqua al nostro mulino sentono la necessità, essendo in competizione ma dovendo cooperare, di trovarsi qui con le loro linee, con il loro scambio di traffici e così via. E quindi da quel punto di vista il nostro interesse è di salvaguardare questa apertura di mercato e quindi anche questa diversità di soggetti. Siamo preoccupati come Confindustria, come Confindustria stiamo... Spingendo sul completamento della banda larga, sia io personalmente che Galateri che la, la Emma Marcegaglia stanno eh, veramente battendo su questo punto, stiamo battendo su questo punto e ci riusciremo ad, averne, ad avere la situazione a capo. È abbastanza difficile nel nostro Paese riuscire a far emergere queste iniziative che ritengo abbiano comunque un loro pregio sicuramente sul livello locale, che hanno un livello di apprezzamento diciamo, magari fuori dal nostro paese, ma che poi in Italia continuano a scontrarsi con le consuetudini che c'è una diciamo, abitudine a leggere il paese eh, come si leggeva 30 anni fa, con i poli attrattivi che sono sempre quelli, ma non tener conto invece delle eccellenze e delle situazioni che di volta in volta nel territorio nazionale si sviluppano. Prima si parlava di rete pubblica, allora a me piace fare questa distinzione, esistono reti private con soldi pubblici, esistono reti pubbliche con soldi privati. Tipo eh, la prima a Milano. Ecco, allora, noi, facciamo, noi siamo una rete privata con soldi pubblici, eh, questo è intanto per, per dire, quindi siamo un operatore privato e non siamo un operatore pubblico. L'idea è questa, è di prendere in realtà il pubblico e il privato, metterli insieme e scavare insieme, fare un coinvestimento, dopodiché la pubblica amministrazione si tiene un certo numero di fibre per fare i propri servizi e l'operatore che ha coinvestito con te ha un certo numero di fibre posate per fare tutta una serie di altre operazioni. Si è fatto un grosso bando per cancellare e ridurre il Digital Divide che in Lombardia scenderà sotto il 99%, quindi proprio le zone più periferiche, quindi un bando che esce fra poco proprio le zone più periferiche non saranno coperte, ma a quel punto il vero digital divide, il futuro, non è un digital divide fatto del non ho la banda larga a un megabit o a due megabit oppure non ho il wifi, no, il vero digital divide del futuro è di tipo tecnologico. C'è un'altra innovazione che sta avvenendo fuori in Europa ed è il fatto che il servizio a larga banda sta diventando per tutti gli europei un... Servizio universale, quindi un diritto per tutti i cittadini. Nei paesi eh, quali la Finlandia, la Spagna, che ha deciso da pochissimo è stato stabilito che il servizio a larga banda in Spagna un megabit al secondo sia un servizio diritto di tutti i cittadini. La storia della asimmetria è un, un fattore estremamente limitativo. Per lo sviluppo della società dell'informazione. Il problema non è tanto secondo me la simmetria quanto l'abbondanza. Allora, noi dobbiamo andare verso l'abbondanza. Quando si parla di soldi pubblici, mi piacerebbe che poi alla fine il ritorno fosse pubblico. E quindi vorrei dire, mi piacerebbe, e non l'ho sentita in tutta la serata, una parola: neutralità della rete. Voglio ribadire lo spirito col quale si è approcciati a questa tematica. AMCOM era. L'operatore, l'utilizzatore della, della banda larga, oggi possiamo dire ultra banda larga, con massima tranquillità, era finalizzato al fatto di introdurre un investimento importante all'interno di una realtà che non ris rischiava di non recepirne l'importanza socio-economica che questa rivestiva.